video per la mamma, abbiamo fatto il video per la mamma, si sarà contenta, ovviamente la mamma non sa che il figlio è qui a combattere. Oh,
the swaying of the crimson rivers, blood and glory in the fighting field. Shields to shatter into splintered timbers, iron and steel. Fires are rising and the bells are ringing. Glory, take us into Odin's halls. Golden glimmer and the sound of singing as stars call. Oh, hello, the echoes of eternity. Oh, hello, Valhalla calling me. Oh, hello, to blunt the strings of destiny. Signori e signore, buonasera. Noi, brutti e cattivi, scusate il fiatone, siamo la compagnia della Spada di Aulla. Noi siamo una compagnia ispirata a un medioevo cupo, antico, intorno all'anno 1000, anche prima. Non abbiamo armature, ma solo, come vedete, pezzi di cuoio, cotte di maglia, qualsiasi cosa che poteva aiutarci a coprirci dai nemici e sottratta magari a qualcuno vinto, battuto in battaglia. Noi usiamo, come vedete, queste spade a due mani. Non è una scherma raffinata come quella che si può vedere con le spade a una mano. Sono colpi potenti che servono a difendere e a rompere. Non tranciano, non tagliano, ma fanno molto male. Vedete che è una scherma grezza, non, come ho detto, raffinata. Quindi i colpi poi sono portati direttamente alla persona. E come avete visto, cerchiamo di fare il più velocemente possibile. Spero che lo spettacolo vi sia piaciuto e adesso vi presento la compagnia. Il più anziano, Stefano Belfagor. Il più giovane, Daniele L'Avvoltoio. Poi c'è il Corvo, Giacomo. C'è Beppe Tempesta. Enzo, il Saraceno. Gigi Vulcano e io sono William, il Normanno. Questa è la compagnia della Spada di Aulla. Allora fate ancora un applauso alla compagnia della Spada di Aulla. Allora, loro adesso per qualche minuto, giusto no? Fate vedere le spade, vengono lì, fanno vedere la spada, così anche voi potete capire quanto pesano queste spade.